Stamattina nell'aula consiliare del comune di Biancavilla una scolaresca incontra le istituzioni, ci sono anche i ragazzi dell'Erasmus. Professore, spieghiamo questa iniziativa. L'iniziativa è un'iniziativa voluta fortemente dalla nostra scuola, il Francesco Redi di Paternò, che ha sede a Biancavilla con l'IPSIA Efesto di Biancavilla e a Paternò con l'IPA Santo Asero. È un'iniziativa che abbiamo seguito per diversi anni, perché il nostro intento era quello di portare qua i nostri ragazzi, i nostri studenti a vedere, visitare altre nazioni, conoscere nuove scuole, conoscere scuole all'estero e quindi avere l'opportunità di viaggiare grazie a dei progetti Erasmus che sono finanziati dalla Comunità Europea. Allo stesso tempo è un grande piacere per noi oggi avere qui una delegazione di queste quattro nazioni, la Macedonia del Nord, la Polonia, l'Estonia e la Turchia. Sono venuto appunto a trovarci e oggi siamo qui a Biancavilla, siamo stati da noi a scuola all'IPSIA Efesto di Biancavilla e abbiamo avuto anche il piacere di incontrare l'amministrazione di Biancavilla. Questo rientra nell'ottica del far conoscere anche un po' il nostro territorio, di portare anche persone dall'estero qua da noi, fargli vedere un po' il nostro territorio, cercare di promuovere con delle azioni concrete e positive, far vedere un po' le nostre realtà, allo scopo anche di valorizzare un po' quello che è il nostro territorio. Professoressa, vogliamo ricordare perché è importante il confronto fra ragazzi di nazioni europee diverse. Penso che mai come oggi sia veramente importante aver organizzato nel nostro caso e continuare ad organizzare progetti di questo tipo, perché la socializzazione e lo scambio non solo culturale ma a volte anche religioso, diciamo che si può ipotizzare che un domani ci sia un futuro per questi giovani che non abbia dei confini reali e quindi, ripeto, mai come oggi significherebbe magari riuscire a non avere contrasti e non insorgere in una situazione politica, quella che è oggi, insomma.